L'unità di misura del campo induzione magnetica B è il tesla. Vediamo com'è definito il tesla. Già sappiamo che un filo rettilineo percorso dalla corrente elettrica, se è posto perpendicolarmente a un campo B, subisce una forza magnetica, che abbiamo chiamato la forza di Faraday, che è diretta perpendicolarmente al piano individuato dal filo e dal campo B. Si trova con la seconda regola della mano destra e in questo esempio la forza è diretta verso il basso. Sappiamo che nel caso semplice di un angolo di 90 gradi fra il filo e il campo B, questa forza magnetica vale semplicemente ILB, perché il seno dell'angolo di 90 gradi fa 1. Allora rovesciamo la formula, facciamo la formula inversa e troviamo il campo induzione magnetica B uguale F su IL. Ora possiamo definire il tesla. Un tesla è uguale a un newton diviso un ampere per un metro, come è scritto qua. Intuitivamente questo significa che un campo B è intenso, un tesla, se esercita una forza di un newton su un filo lungo un metro, percorso da un ampere di corrente, che è disposto perpendicolarmente al campo B stesso. Per capire quanto è intenso un tesla intuitivamente, il campo magnetico di una piccola calamita è di un centesimo di tesla, un elettromagnete capace di sollevare un'auto raggiunge i 2 tesla.